Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti, oggi disegniamo insieme con i pennarelli. Ho scelto un soggetto abbastanza semplice che ho estrapolato da internet e che abbia un giusto gancio tra l'estate che sta finendo e l'autunno che sta iniziando. E allora, dividiamo il fondo a sezioni orizzontali ondulate. Creiamo un primo piano con delle foglie miste, un po' di fogliame, qualche foglia di quercia, qualche foglia di non so quale specie indefinita. Quindi inseriamo l'elemento autunnale, dei bei funghetti. Continuo a metterne una per bilanciare la composizione. Adesso chiudo i laterali, una bella luna e la composizione è bella bilanciata. Inizio a colorare con dei normalissimi pennarelli. Questi sono i marker che ho ritirato da Shein e che devo dire funzionano molto molto bene. Quindi tratteggio, perché per colorare bene con i pennarelli non bisogna colorare come quando eravamo piccoli, ma bisogna dare bene il verso della coloritura e sovrapporre le diverse nuance di colore. Quindi comincio con un rosso vivido e poi via via immetterò un rosso aranciato e con questo pennarello bianco, che è un blender per marker, compratelo se non lo avete perché è magia pura, fonderò tutti i colori. Vi metto i link dei materiali tutti qui giù in info box. Un po' di bruno per il sotto del fungo. Definisco le lamelle e poi il fusto e vado avanti così, immettendo colori di nuance diversi, di diversificati tipi di rosa e di neutri. Vedete adesso come mescolo i rossi, un primo rosso più chiaro, poi alla fine uno più scuro per fare le ombreggiature, poi del rosa, poi un rosso più vivido, poi ritorno sul vecchio fungo e do queste striature che danno quel sentore di veritiero al disegno. Adesso comincio a definire anche il fondo, dando delle striature di blu verdi diversi. Li aggiungo affiancandoli e differenziandoli tonalmente. Non mi preoccupo di passare il colore in maniera ordinata, vedete? Lo lascio anche abbastanza tratteggiato perché poi passo il blender e reintensifico con una seconda passata. Sarà a questo punto che darò la passata in maniera continuativa e senza lasciare traccia del pennarello. Adesso comincio a definire gli alberi di fondo con un blu molto scuro perché deve comunque essere un'inquadratura notturna, no? E quindi do l'idea del buio. È un paesaggio rischiarato dalla luna, non è un paesaggio rischiarato dal sole. Adesso disegno il fogliame e inserisco un'altra tonalità di verde che comunque rimanga sempre nei toni di ciò che ho dato come azzurro. Qui è molto importante la scelta del
tono più che della tinta, che sia un tono che non discordi col resto, ma che nello stesso tempo si diversifichi per tinta. Passo da una cosa all'altra non perché mi annoi a fare tutto assieme, ma semplicemente perché faccio asciugare ben bene una parte dell'inchiostro per poi ripassarci sopra senza trasportarmelo con il laterale della mano da una parte all'altra del foglio. Adesso, con lo stesso colore, ripasso dove già ero passata per intensificare la cromia. I pennarelli, infatti, sono sovrapponibili. I marker, specialmente questi qui, riescono a dare una variazione tonale a seconda delle volte che li stratificate. Più ci passate sopra, più scuri diventano. Bene. Faccio asciugare e nel frattempo mi dedico un po' al fogliame. Quindi, in sintesi, cosa faccio? Do una mano di colore, la faccio asciugare in modo che veda la stabilizzazione del tono e poi ci ritorno. E così farò anche sulle foglie. Tra una stabilizzazione e l'altra passo il blender per rendere tutto più movimentato o liscio. Per esempio nelle foglie con il blender movimenterò, mentre nel fungo e nello sfondo alliscerò. Lo uso quindi in maniera differente. Qui sto riintensificando i toni con un'ulteriore passata. Adesso do un po' di grigio trasparente per dare l'ombreggiatura. E qui guardate come creo la foglia. Do prima un verde intenso e poi passo con un pennarello più chiaro, vedete, per scioglierne il colore scuro e movimentarlo all'interno della foglia. Qui una foglia un po' più appassita, ci avviciniamo all'autunno, quindi qualche richiamo, un fiorellino. Guardate qui come creo lo scuro interno. Metto un pennarello molto scuro, poi passo il blender e poi ripasserò dopo un pennarello ancora più chiaro per, vedete, riportarlo tutto in omogeneità, diciamo così, non più a macchia. Vedete, passo il verde, poi passo il giallo e rischiaro la foglia. Insomma, unisco i colori per sovrapposizione. È proprio un paesaggio fiabesco, mi è piaciuto tanto riproporvelo, anche perché è molto molto semplice ma di grande effetto. E potete essere anche imprecisi, perché alla fine, ripassando i margini con un colore nero, vedrete che bell'effetto viene fuori. E adesso ricontorno. Io ricontorno un po' con una Sakura Micron e un po' con una Bic, con una punta un po' più grossa, dipende da quello che devo fare. Queste sono penne che non spandono l'inchiostro e che tengono anche l'umidità. Non ho contornato con il marker perché questi marker spandono leggermente il colore, quindi non mi fidavo di affidare a loro la definizione dei margini. Adesso con una matita bianca ripasso su alcuni punti luce. La matita, in connubio con i marker, è meravigliosa. Guardate come fa uscire bene i punti di luce riccheggiando proprio il bianco lunare. Con un grigio ad ombro tutta la parte inferiore. Basta, il lavoro è finito. Pollice in su e condivisione se vi è piaciuto questo paesaggio, riprovate a farlo e pubblicatelo sulla mia pagina Facebook in modo che io possa commentarlo.
Ci vediamo qui per un prossimo video creativo. Ciao a tutti!